seguire questa lezione hai bisogno di vedere o rivedere l'episodio 7 della stessa serie Il ritmo da zero, in cui impiegavo 8 colpi per accompagnare ritmicamente un brano nelle due modalità, colpi linear o colpi con unisoni. So benissimo che questa non è la migliore delle strategie di persuasione verso i visitatori del canale, quella di tornare a ripescare video precedenti. Però è pur vero che i video didattici, le video lezioni che carico su questo canale hanno un preciso obiettivo. La mia intenzione è quello di fornirti un metodo, tecniche per imparare a padroneggiare il ritmo e così poi a poter suonare su qualsiasi brano tu voglia. Il metodo lo acquisisci passo dopo passo, imparando piano piano tutte le tecniche di conteggio e di gestione della griglia ritmica nelle sue diverse suddivisioni. E quindi, se per ogni click avevamo due colpi, 1 and 2 and 3 and 4 and click and click and click and click and. E avevamo la diteggiatura del primo paradiddle che abbiamo incontrato. Destra, sinistra, sinistra, destra, sinistra, destra, destra, sinistra. Oh, guarda che bello qua! Adesso la cosa si fa molto più interessante perché all'interno di ogni click abbiamo 4 colpi, 4, 8, 12, 16 colpi. E se prendiamo la stessa alternanza di colpi, non accade null'altro che la stessa cosa, però anziché avere la combinazione completa destra, sinistra, sinistra, destra, che prima occupava due click, adesso con i quattro colpi questa è tutta all'interno del primo click. Vedi, sul primo click abbiamo destra, sinistra, sinistra, destra e sul secondo sinistra, destra, destra, sinistra. E il terzo click e il quarto click ripetono quello che è successo nei due precedenti. Allora, fai attenzione. In questo schemino, vedi, ti ho messo i click disegnati arancioni, 1, 2, 3 e 4. E poi appena sotto vedi le sillabe che noi utilizziamo per contare questi quattro colpi per ogni click, che verranno chiamati il primo con il numero del click, vedi 1, 2, 3 and 4, viene ripetuto sotto in colore arancione. Gli altri tre colpi sono i and a, e pertanto abbiamo wa i and a, 2 i and a, 3 i and a, 4 i and a. Dobbiamo imparare che su una determinata velocità metronomica, prima avevamo due colpi, 1 and 2 and 3 and 4. Adesso ne abbiamo 4 all'interno di ogni click, che significa questo: 1 i and a, 2 i and a, 3 i and a, 4 i and a, 1 i and a, 2 i and a, 3 i and a, 4 i and a. Hai sicuramente notato una cosa, cioè che anche su questo conteggio abbiamo il colpo N, che è lo stesso presente nei due colpi. Quindi questa è una cosa molto importante, perché se prima con i due colpi avevamo un solo levare, wa N, adesso abbiamo wa i and a, abbiamo tre levare dopo il colpo di battere. Il colpo di battere è rappresentato dai numeri 1, 2, 3. I and a sono tre colpi in levare che dobbiamo imparare a gestire perché arrivano in istanti ben precisi. Però intanto uno di questi tre colpi, l'en, lo sappiamo già riconoscere e lo sappiamo suonare. E allora, riferendoci ai colpi linear,
Se con i due colpi succedeva questo. 1 and 2 and 3 and 4 e 1 and 2 and 3 and 4 e 1 and 2 and 3 and 4 and. Adesso, dovendo suonare quattro colpi all'interno di ogni click, abbiamo questo. Ricordi, avevamo inserito anche la cassa utilizzando due colpi per click, quindi gli otto colpi. Se vai, come dicevo all'inizio, a rivedere l'episodio 7, hai anche il PDF con questi schemini grafici a cui puoi far riferimento. Lo stesso conteggio, la stessa tecnica vale se anziché utilizzare colpi linear andiamo con gli unisoni. Abbiamo detto l'accompagnamento con unisoni è l'accompagnamento in genere più diffuso all'interno di un brano musicale. E allora guarda che bel ritmo che ti ho scritto. Allora, semplicissimo, hai i click 1, 2, 3, 4 e poi hai la linea del hi-hat che sarà sempre continua. Quindi avremo quattro colpi su ogni click dove l'hi-hat lo suoniamo sempre. Poi abbiamo appena sotto i colpi di rullante e te ne ho messi il primo sul 2, quindi un bel backbeat sul 2, pam. Poi all'interno del terzo click, vedi, il colpo di rullante l'ho messo senza accento sul secondo colpo dei quattro, ok? Della suddivisione di quattro, quindi sul colpo I. Sul quarto beat hai un'altra volta un bel backbeat. Ancora sotto ti ho messo la cassa, che sul primo click è sul battere, quindi sul 1. Sul secondo e il terzo movimento, considerando la griglia dei quattro colpi, te l'ho messa sul colpo N, quindi sul terzo dei quattro, Y-I-N. E ti ho scritto sotto il conteggio Y-I-N-DA, 2-I-N-DA, 3-I-N-DA, 4-I-N-DA, per avercelo sempre sott'occhio e per aiutarti nel tuo allenamento. Y-I-N-DA, 2-I-N-DA, 3-I-N-DA, 4-I-N-DA, Y-I-N-DA, 2-I-N-DA, prima di lasciarti, ti ringrazio sempre per la visione e ti invito a iscriverti al canale e a lasciare soprattutto un commento, a farmi sapere se questi video ti stanno aiutando nel tuo percorso di apprendimento e se hai delle domande, se vuoi chiedermi qualcosa in particolare oppure se vorresti delle informazioni su un argomento preciso. E ti ricordo che puoi seguire La Vita in Saletta anche su Instagram. Lì trovi molte cose interessanti perché ci sono dei post proprio dedicati alla parte teorica e alcuni video dove ti faccio vedere come poter trascrivere alcune parti di brani dei tuoi gruppi o artisti preferiti e quindi ti spiego l'importanza della lettura e della scrittura musicale. E ti do anche alcuni strumenti per imparare a fare questa cosa. Ciao!